Ciao ragazzi, bentornati sul canale, sempre qui ad EICMA 2024. Adesso entriamo nello stand Triumph, vediamo le novità, la 450, la Tiger 800 Sport, vediamo un po' cosa c'è qui di interessante da vedere. Ci dirigiamo subito qua dietro di me, che hanno messo in bella esposizione tutte le novità, ma attenzione che fa capire anche Triumph quanto sta investendo sul motocross. Hanno messo proprio al centro dello stand le 4.50. Allora, qua davanti, ragazzi, abbiamo le novità. Iniziamo subito da questa centrale, che è la Tiger Sport 800. Andiamo a vederla da vicino. Ragazzi, eccola qua, la nuova Tiger Sport 800, la novità inglese per il 2025, con il motore che vediamo a 3 cilindri, quindi 798 cc, e quindi porta una dote con più cavalli e una coppia più robusta ad ogni regime. 115 cavalli di potenza massima e 84 Nm di coppia. Poi abbiamo un cambio a 6 rapporti col sistema Quick Shift Triumph Shift Assist di serie, che garantisce un maggior controllo a basse velocità praticamente. Continuando a guardare le caratteristiche tecniche, ha un telaio in tubi di acciaio con una forcella a cartuccia Showa da 41 mm a steli rovesciati ovviamente, e naturalmente sempre tutto regolabile sia in compressione che in estensione, sia per la forcella anteriore che per il mono posteriore. Peso dichiarato è di 214 kg col serbatoio da 18,6 litri con un pieno al 90%, quindi diciamo più o meno sui 216 litri a spanne. Questo qui è il suo TFT con tre modalità di guida, Sport, Rain e Road. Ovviamente, come sempre, la modalità Sport libera una risposta dell'accelerazione, dell'acceleratore stesso, molto più pronta, più reattiva. Poi naturalmente, grazie alla piattaforma OIMU a 6 assi, riesce a gestire l'ABS, la funzione cornering e traction control. E ovviamente per una touring qui non manca il cruise control per i viaggi più lunghi. Tutto il sistema di illuminazione interamente a LED. C'è un dettaglio che io non amo tantissimo su queste moto, cioè il fatto che comunque si colleghi al sistema di navigazione turn by turn di Triumph e non ci sia un'interfaccia con Google Maps. Però qua c'è un braccetto che secondo me potrebbe essere comodo per legare un navigatore. Quando sarà disponibile? Beh, disponibile da marzo a un prezzo di 11.995 euro. Sono disponibili tantissime personalizzazioni, una delle quali è questa, che è il terminale Akrapovic, che non è male, secondo me gli dà un bellissimo sound. Poi qua la vediamo in Cosmic Yellow, ci saranno anche le colorazioni Caspian Blu, Sapphire Black e Graffite. Non so voi, ma a me questa Speed Twin 1200 RS piace davvero davvero tanto. Questa qua è, ragazzi, è una novità assoluta. Adesso andiamo insieme a vedere meglio i dettagli. Prezzo a partire da 14.995 euro. Allora, iniziamo con qualche dato tecnico col cuore. Ovviamente il motore è un 1200 cc, 105 cavalli potenza massima, 16.000 km in intervallo in manutenzione, quindi bello esteso, non male. Abbiamo un cambio a 6 rapporti e la frizione è assistita multidisco a bagno d'olio. Misura dei pneumatici 120-70 R17 all'anteriore, invece al posteriore 160-60 R17. Qua davanti, per quanto riguarda le sospensioni, come vedete abbiamo una forcella a steli rovesciati Marzocchi. Il diametro è 43 mm, mentre l'escursione 120 mm. Qui dietro invece abbiamo un doppio ammortizzatore Ohlins, anche questo chiaramente regolabile. Poi, per quanto riguarda l'impianto frenante, un doppio disco flottante da 320 mm qua davanti. Sono pinze radiali Triumph a 4 pistoncini, chiaramente l'impianto frenante è Brembo. Strumentazione, abbiamo un LCD col TFT a colori integrato con tutti i dati che ci servono, molto molto carino. Il serbatoio è da 14,5 litri e il peso totale è 216 kg, non proprio un fuscello. Anche qua, Sava Sandir, la moto è 1,5 euro. Andiamo a vedere qualche dettaglio. Qua c'è una presa USB qua sulla strumentazione, USB-C,
comoda chiaramente per ricaricare tutti i nostri dispositivi. E ovviamente abbiamo un sistema a chiave tradizionale, veramente, veramente curata nei dettagli e ben fatta. E qui abbiamo la sua sorellina, la Speed Twin 900, con questa colorazione particolare, anche questa molto bella esteticamente. Ragazzi, per ora dallo stand Triumph è tutto, ci comincia ad essere veramente, veramente tanta gente, ma vi volevo far vedere una cosa molto molto carina, una collaborazione che ha fatto Triumph, che sono sicuro gli amanti dei videogame apprezzeranno. La collaborazione con Call of Duty Black Ops 6, cioè all'interno del videogioco Call of Duty tu potrai guidare una Triumph 250, quindi veramente spettacolare. Ora andiamo a vedere altri stand, trovate tutti i video qui sul canale, vi ricordo che se vi interessano questi argomenti e volete scoprire tutte le novità di ECMA 2024, iscrivetevi e noi ci vediamo sempre qua su YouTube. A presto, ciao!